Buongiorno, la cosa che mi impressiona tutte le volte che ho il piacere di dire due parole a proposito di Manuel Mateusz è constatare che sono passati tantissimi anni da quando ho cominciato a conoscere il suo lavoro e da quando lui ha creato con il fratello Francisco lo studio di Lisbona nel, mi pare che siano 29 anni fa. E nonostante questo continuiamo a essere amici e lui continua a essere uno dei più bravi architetti che ci sono oggi in Europa, non solo dividendo il mondo dell'architettura in generazioni, che è un'esperienza, che è un modo di fare abbastanza primitivo. Come ieri coloro che sono venuti alla conferenza di Norman Foster, un signore che ha 81 anni, e avranno potuto capire. Ci sono molti modi per osservare e considerare il lavoro di Mateusz, una specificità dovuta al mondo culturale in cui si è formato, il miracolo dell'architettura portoghese dopo la fine della dittatura di Salazar, un piccolo paese che ha goduto di condizioni particolari quando è entrato a far parte dell'Europa, che ha accompagnato il paese sulla via della modernizzazione, dando e offrendo diverse opportunità agli architetti, ma nonostante questo che ha prodotto un nucleo di progettisti che davvero rappresentano una particolarità, un'eccezionalità nel panorama europeo internazionale. Manuel è da questo punto di vista una espressione caratteristica, il che non significa che egli si sia adeguato nel corso della sua carriera a motivi stilistici o a modi di fare, ma ha saputo introdurre su una solida pianta, su solide radici, un modo di essere molto particolare. Ha partecipato a tantissime mostre, da molte edizioni, protagonista della Biennale di Venezia, e coloro che avranno la curiosità di andare a vedere questa bella Biennale, che rimarrà aperta ancora fino a novembre, avranno l'occasione di osservare, di vedere il suo lavoro. Ha svolto continuamente attività di insegnante dopo aver lavorato in gioventù con Gonzalo Birne a Lisbona e ha realizzato molte opere ed è un architetto molto impegnato. Credo che oggi, anzi mi ha detto che oggi ci farà vedere il suo ultimo progetto, che è quello per Losanna, per il Museo di Losanna, a dimostrazione appunto di come la sua attività, la sua professione l'abbia portato in paesi anche diversi rispetto al Portogallo. Ed è questa un'altra delle caratteristiche dei più bravi architetti portoghesi che lavorano ormai in tutto il mondo, senza per questo rinunciare alle loro caratteristiche di fondo. Io vi prego di osservare, non so che cosa vi farà vedere Manuel oggi, ma vi prego di osservare e di guardare attentamente, se le farà vedere, le sue abitazioni, le sue residenze. Io sono sempre rimasto molto affascinato dalla capacità che Manuel ha, che è unica per certi aspetti, di disegnare delle sezioni, degli edifici particolarmente intelligenti e capaci di usufruire in maniera altrettanto brillante dell'uso della luce. Ma non ha realizzato soltanto abitazioni, ville, residenze, eccetera, eccetera. Poco, due anni fa mi pare, un anno e mezzo fa, non mi ricordo, è stato inaugurato un grande edificio a Lisbona, che è la sede della società elettrica portoghese,
un edificio molto complicato, molto grande, in cui si è dovuto confrontare con tematiche nuove per lui, e lo ha fatto in una maniera altrettanto brillante, a dimostrazione del fatto che quando si sa progettare bene una sezione di un edificio, una pianta di un edificio, si riescono ad affrontare problemi di scale molto diverse. È uno degli architetti più bravi che ci siano in giro, e sono sicuro che imparerete molto guardando con attenzione quello che lui sa fare, ma siccome adesso voi volete sentire lui e non più me, lascio a lui la parola. Grazie. Buongiorno, grazie. Io faccio in italiano questa conferenza, spero che non sia troppo in italiano troppo sbagliato. Mi scuso perché in realtà non sono italiano. Volevo solo dire una cosa, volevo ringraziare questo invito, volevo ringraziarvi per la vostra presenza, ringraziare ovviamente Elena e Francesco Dalco, perché lui non si ricorda, ma il nostro rapporto è molto più, viene di molto più lontano. Forse la pubblicazione che in vita mia mi ho più orgogliato era stato un piccolo disegno, una piccola sezione, molto piccola, su un articolo sull'architettura portoghese, su Sisa, no? E c'era una piccola sezione di una dei nostri primi cose, questo non so, 30 anni fa, non so, ma è stato veramente, io mi ricordo di aver comprato non so 10 numeri di Casabella per avere quella piccola sezione a casa, e è stato uno dei miei grandi orgogli, quella prima pubblicazione che una rivista ci ha fatto del nostro ufficio. Oggi per forza non sapevo che dovevo parlare di case, per cui non ho portato nessuna, non faccio vedere la compagnia elettrica perché mi piace più parlare del futuro che di quello che è fatto, anche perché io credo che, io non so come sono gli altri architetti, ma io quando finisco un edificio per un tempo solo vedo i difetti, e per quello ho questo problema, non mi piacciono quando e dopo si finisce io solo vedo i difetti. Per quello ho pensato di parlare di una cosa diversa, ho pensato da prendere quello che è stata una nostra riflessione per questa ultima biennale e partire di quella riflessione per il gruppo di progetti che in realtà seguono questa riflessione architettonica. Per quello andrei subito su questo. Ok, allora questo sapete è il tema della biennale, che è un po' reporting from the front, sapendo chi erano le implicati, ovviamente l'idea della biennale era parlare della, diciamo, non so, dell'alternativo, del scasso, della diversità, queste cose che si aspettavano in questa biennale. Noi per troppo abbiamo deciso di parlare di una cosa, parlare di spasso. Abbiamo queste idee, architettura ha a che vedere con la vita, ha a che vedere con questa cosa che è come disegnare un supporto per l'attività, un supporto alla fine per la vita. Per quello abbiamo deciso, diciamo che è anche una decisione che prendiamo sempre con tutti i temi, parlare su questa cosa che è il supporto della vita. Per quello abbiamo deciso di parlare di spazialità. Ma abbiamo pensato a parlare della spazialità partendo un po' di una riflessione un po' diversa di quello che c'era la nostra riflessione dei primi progetti o dei progetti che stiamo normalmente facendo. Noi abbiamo questa idea che l'architettura, cioè, il centro dell'architettura è il suo vuoto. Possiamo stare a parlare della dimensione della stanza o della dimensione della città, ma è il vuoto che possiamo vivere, il vuoto che possiamo
a abitare, che veramente è il centro dell'architettura. E un vuoto si concretizza nel suo limite, un vuoto si concretizza in quello che fisicamente possiamo fare come limite. Il limite è stato già intentato da farsi sparire, ma quello non esiste. Diciamo, il limite è sempre fisico, c'è sempre un limite fisico. Anche l'ambizione del vetro, alla fine oggi un vetro è una materia molto anche pesante. Per quella idea il limite è una cosa esistente, è una cosa anche necessaria, no? E anche che si può lavorare, perché questa è anche la grande lezione di Borromini, che il limite è una cosa che primo ti può apportare una grande dipendenza tra l'interno e l'esterno. L'altra cosa è che il limite è una dimensione che si può scavare, utilizzare, avere di altre funzioni, e capire che il limite è come una necessità diventa una possibilità. Però noi nei ultimi progetti, alcuni ultimi progetti, abbiamo pensato che possiamo dire che normalmente si faceva il nostro gesto se deve il limite, con questo senso protettivo, abbiamo pensato all'idea del limite. Il limite è così, il limite è come una sorta di compressione. C'è una descrizione molto bella, che io non so chi l'ha fatta, dopo io mi perco in queste cose. C'è una descrizione molto bella di che cosa è una chiesa, e questa che dice che un pavimento sotto il cielo, e questa idea di che abbiamo una cosa e un cielo, e tra questo che è un solo e un cielo possiamo definire una spazialità. Per quello è stato questo è il nostro lavoro in questa biennale. Abbiamo deciso, facciamo una fissura continua, un spasso di isolamento della fiera, perché una fiera è sempre una fiera, sono tante cose, per cui abbiamo fatto una cosa che si entra, che si chiude, e c'è una fissura, e in questa fissura c'è sempre una sorta di diverse spazialità, e queste spazialità hanno una luce, e sono queste spazialità che siamo interessati. Dopo è stato, questo è un primo disegno di questa fissura, questa idea di una materia che si poteva tagliare per fare questo tetto, il suolo. Dopo questa idea che in realtà il suolo veramente, o anche il tetto veramente, si può moldare di una forma molto concreta. Sono questi lavori e queste esperienze. E dopo, una cosa bella di fare una fiera che ha una dimensione, che ha già un modello, e fai modelli di modelli, no? Uno lavora a diverse scale, modelli di modelli. Questi sono ragazzi lavorando, cercando come si poteva illuminare, e dopo questo continua a essere sezione di sezione. Questi sono ovviamente, dopo questa è la planimetria, alcuni di questi spazi sono spazi che possiamo dire che li abbiamo intentato ad altri progetti. Io riconosco ovviamente alcuni progetti, Grandola, Bordeaux, non so, Lausanne, una piccola casa al sud, ma alcuni altri sono anche, non so, alcuna problematica spaziale che per noi può diventare in alcun momento un altro progetto. E dopo questo è il modello tutto aperto, cioè uno dei ultimi modelli. Questo modello ancora in studio per vedere la dimensione e la luce, perché questo ovviamente il più grande problema è stato l'altezza della fissura, no? Abbiamo preso la più piccola portoghese e il più grande americano, abbiamo trovato una linea, una dimensione di mezzo per fare che, non importando tanto l'altezza, si potesse guardare dentro di questa fissura. E dopo questo l'installazione già a Venezia. Questa è la scala. Alcuni di questi sono progetti, ma per noi è una linea continua con questi spazi aperti. E adesso faccio passare alcuni progetti che non sono stati importanti per questo progetto. Questo progetto dell'Alhambra è stato un concorso molto interessante per il nuovo ingresso dell'Alhambra. Allora, l'Alhambra ha un problema, che ha troppi visitanti,
e loro hanno bisogno da costruire un nuovo ingresso. E per noi è stato un problema interessante perché nel proprio programma c'era una contraddizione. Loro volevano una sorta di fermata di bus, potete immaginare, non so, una cosa per 6.000 persone allo stesso tempo, che è una cosa che non ha niente di vedere con la scala o l'atmosfera o la dimensione che possiamo immaginare nella, nella dimensione dell'Alhambra. E questa grande contraddizione è stata per noi la materia del progetto. Il progetto nasce come tutto nell'Alhambra, diciamo, di questa dimensione spaziale, di questi rapporti spaziali, di questo rapporto tra interno e esterno, questa successione, che è una successione in questo momento romantico, ovviamente è un rifare dell'ideale dell'Alhambra del secolo, dell'inizio del secolo XX o finale del secolo XIX, no? Però è questo il nostro Alhambra di adesso, il nostro Alhambra culturale è questo. Con questa luce molto delicata, sempre molto disegnata, anche è stato questo un motivo principale del progetto. Potete vedere, il progetto si è iniziato un po' così, abbiamo fatto alcuni disegni, tutti questi sono disegni di memoria, perché il progetto ha anche una storia molto bella. Il progetto è stato un concorso vinto da SISA, e abbiamo fatto tutti una visita insieme. Io normalmente prendo il mio cahier d'appunti, no? E faccio il mio piccolo croquis per ricordarmi le cose che mi sono state importanti. Ovviamente, come c'era Zisa presente, non ho mai fatto uscire la e per quello tutti i disegni che esistono sono disegni da memoria. Ma per noi la cosa era più almeno chiara. Si iniziava come piattaforma, come tutto si inizia come una piattaforma, con un terrapieno nell'Alhambra. Voi sapete che loro hanno questa cosa fantastica della conduzione dell'acqua per l'agricoltura, per la costruzione, ma fanno sempre un'idea di movimento di terra per fare un terrapieno, e dopo abbiamo deciso che sotto questo terrapieno si metteva, diciamo, si metteva il programma. E dopo è stato questo problema della dimensione della scala. Per noi non era per niente chiaro la possibilità di avere una scala, una enorme scala per questa dimensione del programma, perché questa idea di un hangar, di una fermata di bus, non ci sembrava possibile. E questo è stato il primo disegno, il primo collage che abbiamo fatto, che esplica un po' il progetto. E questa idea era un'idea chiara, una orizzontalità totale. Allora, diciamo, tutto aperto nella orizzontalità, e dopo ogni piccola funzione, dico il baretto, luogo per i bambini, tutto diventava un spazio, e così si faceva una spazialità. Allora ognuna di queste funzioni che dovevano essere tutte insieme diventava un piccolo spazio, allo stesso tempo, diciamo, nel mondo funzionale continuava questa dimensione orizzontale continua. E è stato questo, e al finale questo è il progetto. Allora, l'inizio, che è questa idea di una topografia, questo è il punto dove si scende, questo diventa sopra un giardino, un terrapieno. Questo terrapieno, si vede là, diventa una sorta di una cosa negativa nel percorso. Allora si percorre, si entra, si sale, e dopo si continua il percorso per andare all'Alhambra. E questa è la pianta. La pianta ha questo grande spazio centrale che non ha una unica colonna, ma ha dei spazi di dimensioni diverse. E dopo intorno sono le piccole funzioni, che quelle sono veramente chiuse. Sotto quello l'arrivo, perché se arriva sopra quello quadrato, quello là è l'auditorio e un'area espositiva che deve essere anche aperta quando l'Alhambra è chiuso. Ma questo è il grande spazio. Potete vedere, allora, questi muri, e dopo c'è il problema del limite. Il limite per noi lo abbiamo fatto così. Abbiamo detto, questi sono tutti spazi, a un certo punto non c'è più un spazio, è un limite, e questo limite diventa facciata. Allora, per dire che non c'è una facciata, c'è, diciamo, un muro che finisce, e questo muro diventa il limite, diventa l'immagine dell'edificio. Questi sono i tetti. Allora,
negli spazi piccoli potete immaginare che sono le appoggi, tutto questo spazio centrale non c'è nessun appoggio, dopo c'era tutto perforato, un po' come l'abbiamo preso dell'immagine della luce dell'Alhambra. Queste idee, ognuno di questi spazi ha la sua diversa funzione. Così abbiamo questa orizzontalità continua e la spazialità. Le sezioni si vedono qua, là sopra dove abbiamo ancora struttura, e dopo sotto potete vedere questi che sono spazi di dimensioni diverse, sono questi archi di dimensioni diverse, e dopo l'ultimo arco fa diventare l'immagine dell'edificio. Allora si arriva scendendo quella rampa e si entra in quello angolo, e quella parte là sotto è questo che è sempre quello spazio che è sempre aperto con l'auditorio e diciamo le zone per le mostre. E questo, diciamo, è tutti i tetti in un modello complessivo. Allora questa idea di disegnare un tetto. E qua la spiegazione di tutte le sezioni. E dopo la sezione banale sotto da un modello, e quello che diventava facciata era quella sezione che abbiamo sopra. Dopo questa immagine del continuo e anche della spazialità. Questo progetto ha permesso di fare una cosa che è finire un progetto che ha durato 14 anni in ufficio. Una cosa un po', alcuni progetti durano tanto in ufficio, normalmente il problema comune, soldi, questo è stato veramente il problema architetti, che non siamo riusciti a risolvere questo progetto. Che in realtà è un progetto molto piccolo, che è un centro di giorno per gli anziani da un paese, una piccola città al sud di Portogallo. E loro avevano bisogno di un posto con una doppia funzione. Primo, per il quotidiano, che sono 4 anziani, ma quando parliamo di anziani qua parliamo di gente intorno ai 100 anni, non parliamo veramente anziani. Sono piccolissimi gruppi che sono insieme, e dopo è anche un spazio che deve funzionare per le giornate festive, non so, Natale, Pasqua, quelle giornate più festive. Allora questa doppia funzione, che deve essere un spazio grande e dopo un spazio piccolo. E questo progetto ha durato, abbiamo fatto tanti progetti, anche alcuni fino all'esecutivo, senza mai trovare la soluzione. È stato un po' l'Alhambra che è stata la chiave per questo progetto. Qua abbiamo capito la stessa cosa, una dimensione orizzontale e una dimensione diversa nei tetti. Questo cantiere, che adesso è praticamente finito, potete vedere che è una cosa funzionalmente molto semplice, sono dei appoggi intorno, tutto quello che fa funzionare lo spazio intorno. Da quella parte c'è una che funziona anche come una sorta di piccolo baretto reception foyer, e dopo con una tenda si chiude su quelle feste, si chiude questo spazio centrale, e questo spazio centrale diventa lo spazio, diciamo, per le grandi occasioni. Però la gente qua non si sente persa, perché non è da un grande spazio. Loro sotto questi volumini sono, diciamo, protetti, possono mettersi insieme a dei piccoli gruppi. Questo è il modello vissuto, visto da sotto. Dopo, tutto questo interno è fatto da un materiale molto assorbente, che mi permette di essere a parlare qua con i miei amici, e quello che sono da fianco a me non ascolto niente. Questa distanza è anche una cosa importante, questo misurare anche del problema del rumore in questo spazio. Queste sono alcune sezioni dall'inizio, da dire che è stata un po' la stessa idea ancora, che è di dire che tutti questi sono spazi, dopo questi spazi continuano, possono perforare il muro limite e diventano l'immagine dell'edificio. Allora questa idea non è una facciata, è un'immagine dell'edificio. Quale sezione? Veri e propri. L'altra sezione, ma potete vedere che questi vanno e arrivano da modo diverso sempre alla facciata.
e questo anche fa l'immagine dell'edificio. Questo è il modello. Allora alcuni arrivano nel spigolo, l'altro arrivano dentro, l'altro arriva alla metà strada e questo disegna l'edificio. L'edificio a questa scala, è un edificio 9 metri d'altezza, 700 metri quadri nel totale, allora è veramente una cosa piccola. Questa è ancora in cantieri, questa è la spazialità che si capisce, anche se le foto sono foto fatte da cellulare, dal collaboratore andando in cantiere, non sono foto da fotografo. Questo è un po' l'ambiente che abbiamo voluto trasportare per la città. Questo è un angolo dove si trovano quattro punti dei tetti. Cambiamo adesso alla facoltà di Tournai. Facoltà di Tournai è stato un concorso fatto da un modo interessante. Tournai è Belgium, andando un po' dopo Lille, no, passando la dogana. Tournai e Belgium. Ha stato già al limite della Francia, è quello che è la cosa più bella perché ha anche un piano Vauban molto, molto bello, è stato il limite della Francia, però adesso è parte della Belgium. E loro hanno un'idea che è spostare la scuola dell'architettura fuori della città, da una cosa, 10 km dalla città, a centro città. Questo è un tema ovviamente molto interessante, questa cosa del rapporto tra una scuola di architettura e città, e diciamo è anche ovvio. L'altra cosa che è molto interessante in questo progetto è lavorare nella idea della città. Allora, questi erano i due temi, diciamo, che cosa è una scuola di architettura e lavorare in un centro di una città. La scuola è un po' più, se andando in questa immagine non è quel qua, è un po' più qua fuori. Però questa è un'immagine che ci piace perché è stata un po' l'immagine che ha fatto, è un po' questo il luogo che ha disegnato il progetto. Per noi sono state alcune cose che sono state, diciamo, principali per questo progetto. Prima è ovviamente questa idea della scala e l'idea di una cosa molto bella che è la definizione molto corretta di spazi esterni anche fatti con dei elementi diversi. Allora, possiamo immaginare come per esempio davanti questa della cattedrale, che sono tre edifici da tempi diversi, programma diversi, ma che fanno un spazio molto molto chiaro, e questo mi è sembrato che era una caratteristica molto bella di questa città di Tournai. Dopo ovviamente c'è questa dimensione del medievale, della sorpresa, del cambio di scala, che è molto 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 forte. E per quello il nostro progetto, e questa è un'immagine del concorso, è stato un progetto molto diretto. La zona, l'area che c'era per costruirsi era tutto quello isolato, lo faccio vedere qua. C'era un vincolo da conservare quello vecchio monastero che è diventato ospedale, che adesso deve diventare la direzione della facoltà. Tutto il resto è completamente era libero nelle sue possibilità nel concorso. Era anche un concorso che aveva un problema interessante, che il budget era molto piccolo. Che è anche una cosa interessante, quando si ha poco soldi per risolvere un problema. Il nostro rapporto è stato ovviamente conservare il convento e dire che questi due edifici in mattoni si dovevano conservare, e quello sennò dove si svolge tutta l'attività della università, per dire, tutte le classi, tutte le atelier sono su questi spazi. E il nostro progetto è solo un spazio. Però l'abbiamo immaginato come un spazio centrale della scuola, un grande hall centrale della scuola,
un hall che potesse collegare tutti gli spazi e sia allo stesso tempo il luogo del ritrovo di tutte le persone nelle scuole. Io ho sempre questa idea che la cosa più interessante di una scuola si fa da incontri fortuiti, non si fa in aula, si fa in questi momenti dove uno si trova. Per noi era stato detto, pensato, immaginato, facciamo un spazio che non si può evitare, un spazio dove tutta la gente si trova. E dopo, da fianco da quello spazio, abbiamo messo il piccolo auditorio che loro avevano bisogno. E il progetto era questo. Questo edificio doveva fare una cosa, collegare tutti gli edifici precedenti, allora le due edifici mattoni e anche l'altro edificio, allora collegava tutto funzionalmente, verticalmente, orizzontalmente, faceva tutte queste funzioni. E allo stesso tempo, con l'aiuto della preesistenza, disegnava la spazialità, disegnava questo che era il patio d'ingresso, il patio di servizio, il patio centrale della scuola e dopo anche collegamento all'altra strada indietro. Per quello un solo elemento doveva disegnarsi funzionalmente come spazio centrale, collegare tutte le parti e disegnare insieme con la preesistenza tutto quello che era lo spazio urbano intorno. Questa è la misura e questa è veramente la foto del progetto, e questa idea di fare aprire un vuoto per mettere l'edificio, perché veramente la cosa è trasformare questo vuoto in un spazio, il compito del nostro progetto. Un'altra cosa che per noi era importante era la materialità. Tornei ha una caratteristica costruttiva molto bella, questi mattoni bellissimi, che loro hanno, i belgi hanno questi mattoni fantastici, e questa pierre bleue che è molto bella, questa pietra molto bella, pierre bleue, molto resistente, molto bella. Ovviamente noi non c'era soldi sufficienti per costruire né in mattone né in pierre bleue, e per quello abbiamo deciso da usare una sorta di monomaterialità, interna, esterna, è una sorta di una materia unica che mette in evidenza quella materialità che esiste già prima e che prende anche il valore della materia e la incorpora in se stesso, una sorta di un materiale neutro ma che potesse lavorare bene con questi due materiali preesistenti. Questa è una immagine del concorso, del tempo del concorso, che c'era questa idea di questo spazio. Era un spazio abitato da altri volumi molto archetipali, questa idea di usare la memoria in questi spazi. Allora, era un spazio abitato da volumi molto archetipali. Questo è stato il più grosso cambiamento del progetto. Da questi progetti abbiamo detto, ok, la cosa sarebbe più interessante dire che lo spazio diventa completamente pulito e questi volumi che sono archetipali diventano gli elementi negativi a fianco, e così diventano una sorta di negativi in ogni punto di collegamento di questo spazio. Potete vedere adesso che tutto questo è pulito, ma dopo tutto questo che sono i buchi sono questa sorta di elementi negativi che si tagliano nella intersezione con questo spazio. Quello è il collegamento per l'ospedale, quello il passaggio fino alla strada indietro, là sopra c'è un passaggio qua superiore per collegare anche tutti gli edifici, e in questa finestra centrale è una finestra che si esce fuori e nell'angolino con il palazzo fa un piccolo posto di sosta. Qua la costruzione, che è una costruzione molto diretta, molto brutta, vedete un po' la scala di questa costruzione che è fatta un po'. E qua possono vedersi la pianta. Allora, la pianta, potete vedere che l'idea è collegare gli edifici preesistenti, un solo spazio, qua da fianco l'auditorio e qua la circolazione verticale, un'altra circolazione verticale dell'altra parte. Dopo tutti questi spazi che erano dentro, adesso sono tagliati nel muro per disegnare il rapporto con lo spazio principale che diventerà completamente pulito. Sopra il corridoio, quel piccolo posto che parlava della finestra che fa anche l'angolino con
con il vecchio monastero, questo il passaggio, questa è la continuazione della scala e l'auditorio e l'ingresso. Potete vedere anche questa idea da disegnare molto chiaramente tutti gli spazi intorno insieme con la preesistenza. L'ultimo piano sono solo collegamenti e alcuni cammini, anche perché questa idea di disegnare la luce, anche come per esempio questo cammino qua, che l'unica funzione che ha è fare che quell'angolo diventi impossibile, no? Questa cosa da dire che l'angolo continuerà fino all'infinito, no? Non vedremo mai il fine di quell'angolo. Dopo la sezione dove si capisce l'idea di disegnare i diversi spazi, il modello che da solo non ha senso, e adesso il rapporto che si inizia nella costruzione. Questa idea è anche molto chiara, un'immagine di una scuola d'architettura, questo è l'ingresso principale, questo è il patio, allora con quello l'apertura, la grande apertura del foyer al patio, la finestra nell'angolo, e là abbiamo disegnato un balcone, perché di quello balcone si ha una veduta molto particolare sulla chiesa, che è una chiesa molto bella, gotica, e per noi è anche importante avere quello punto disegnato. Potete vedere adesso in costruzione. Questa è anche una costruzione tutto prefabbricato, per noi è una cosa molto complicata, non si capisce, non c'è nulla, il giorno dopo c'è tutto, noi non siamo abituati, noi siamo abituati a un mattone sopra l'altro, vediamo la cosa crescere tranquillamente, però è bello vedere un'altra forma completamente diversa da costruire. Questo, diciamo, l'altro angolo sulla la strada indietro, potete vedere che c'è qua un sforzo d'adeguazione di questo edificio alla scala della strada. Questo l'ingresso con la scala particolare, con la scala principale e l'ingresso. Questa scala che è una scala doppia, che è una scala che era una scala abbastanza banale nel progetto, quando abbiamo presentato il progetto, e è stata una cosa che è stato un grande aiuto dai Fire Department, pompieri, no? Ai pompieri, perché i pompieri hanno detto che la scala non era abbastanza larga, non è abbastanza larga. Noi abbiamo immaginato, non vogliamo fare una scala di 3 metri per andare da un punto all'altro, diventa una cosa assurda senza scala, e abbiamo deciso di fare una cosa che loro alla fine ci hanno permesso. Abbiamo fatto 2 scale, una scala incrociata nell'altra, che partono dallo stesso punto e arrivano allo stesso punto. Questa scala. E questa scala è una cosa bella. È una scala che ha al centro circoleranno diciamo stressati, intorno circoleranno innamorati, perché vanno dal stesso punto allo stesso punto. E era tutto dentro del regolamento. Quella è stata la grande sorpresa, che al finale della scala, al limite del minimo e il limite del massimo, permettevano di mettere una scala dentro dell'altra. Dopo sono disegnato come scala positiva e negativa, anche nella forma di coprirsi, e sono queste 2 scale che faranno questa circolazione. Qua già in cantieri, questo spazio. Adesso passo a un progetto che adesso è un po' fermo per motivi che si possono immaginare, che è la Moschea di Bordeaux. È un concorso che abbiamo vinto un po' prima dei primi attentati in Francia. Abbiamo stabilito un rapporto molto buono con la comunità islamica, ma che a dopo, in questo momento, aspettiamo un po' elezione, ma la Francia è in evoluzione, non si sa bene che cosa capiterà con questo progetto. Ma questo progetto ha una figura centrale, che è l'imam. L'imam, che è un uomo molto, molto intelligente, e che quando le ho chiesto perché ha fatto un invito per questo concorso, lui mi ha detto che sicuramente non era per fare una moschea come quella che esistono nel sud della Spagna.
volevano pensare a che cosa era una spazialità per un mondo religioso. E questo è stato, diciamo, il grande input per questo progetto. Abbiamo discusso, ma io non sono, io sono cattolico, sono, lui mi dice, sì, abbiamo tutte la stessa radice. Io ho capito che la cosa più importante era tentare di trovare una sorta di radice in tutto questo. Per quello la prima cosa che abbiamo pensato era dove è stato il primo momento, dove è la prima rappresentazione, diciamo, del culto. E la prima rappresentazione del culto è sempre l'uomo nella montagna, l'uomo nel deserto, è l'uomo nel paesaggio, è l'uomo nel mondo, è l'uomo sotto, sopra alcuna cosa. E questa è stata la prima rappresentazione per noi della questo motivo religioso. Dopo abbiamo pensato un'altra cosa. Questa religione è una cosa molto, molto forte, che è questo rapporto equalitario tra l'uomo e Dio e l'uomo e l'uomo. Vuol dire che loro hanno questa cosa che dice che le leggi divine sono le leggi tra gli uomini. E questo cambia da un modo diverso il nostro forma di guardare. Noi guardiamo sempre il divino guardando sopra, guardando verso la luce. In questo motivo, o in questo approccio, possiamo immaginare che ovviamente guardiamo il cielo e guardiamo la verticale come il centro di un rapporto con Dio, però allo stesso tempo guardiamo l'infinito e l'umanità. E questo è stato a disegnare un po' quello che ha disegnato il progetto. Allora, sotto un territorio, sopra un territorio e sotto un elemento che disegnasse di un modo egualitario il rapporto verticale e il rapporto orizzontale. E questa è stata la nostra proposta per Bordeaux, che non aveva un minarete, che non aveva nessuna referenza a questa architettura islamica, aveva solo queste idee da dire. L'importante è cercare di tradurre una religione in una spazialità. E questo è stato un po' il risultato. Queste sono state le prime immagini, non sono state neanche immagini che abbiamo presentato nel concorso, ma sono le prime immagini, da dire che questa egualità, questa spazialità ha disegnato questa forma. E dopo nel programma c'era anche una parte interessante, c'era una parte, diceva, quella parte che si metteva in rapporto con la comunità. Voi sapete che le moschee hanno diverse cose che hanno un rapporto con la comunità, dal commercio alla ressezione, tutto quello che è scambio con la città. Allora abbiamo fatto una parte che fa questo scambio con la città e dopo avevano un'altra parte che era una parte scolastica molto grande, era una università di studi islamici, che noi abbiamo organizzato così, organizzato intorno a dei patti, intorno a dei claustri, così. E abbiamo detto, ok, se abbiamo questo che si attacca a terra, questo che sopporta tutta la spazialità, diciamo, di tutto quello che è insegnanza, tra le due possiamo disegnare lo spazio del sacro, lo spazio della cosa più importante. Potete vederlo un po' in questa immagine che fa una sorta di riassunto di questa risposta al concorso. Dopo, nel sviluppo del progetto, l'unica cosa che abbiamo fatto è cambiato la posizione della moschea, che adesso è veramente in una zona centrale qua. Non si vede molto bene qua, ma abbiamo passato da qua a qua e questa è anche davanti una chiesa importante cattolica. Per quello ha una posizione molto più interessante. È anche l'inizio di un quartiere, che è una cosa bella per un edificio religioso, che sia, diciamo una forte di fondazione di un quartiere. E dopo questa è l'immagine, allora questa idea di quello che si attacca a terra, quella parte superiore, e tra le due questo disegno, veramente questo disegno della spazialità. La spazialità sono tre gli grandi spazi, c'è il patio, come in tutte le moschee, e dopo c'è il piccolo spazio di preghiera e il grande spazio di preghiera.
ogni uno di questi spazi è sotto un spazio di cortile sopra per avere la possibilità di guadagnare spazio. Per esempio, questo spazio qua guadagna questo spazio, questo è il piccolo spazio di preghiera e intorno a un passo di distanza. Questo è il grande spazio di preghiera, guadagna più spazio, viene sotto, viene sopra, e quello è il grande parco intorno al quale sono tutte le aule. Qua è il patio d'ingresso, intorno a questo c'è la biblioteca, però possiamo guadagnare sempre, possiamo guadagnare non solo l'altezza, come anche la luce, no? Questa cosa, dire che facciamo questo, e facciamo la luce. Per quello questi sono, diciamo, cortili che hanno questi giardini in pendenza che finiscono da una luce che arriva a sotto. Questo è lo spazio d'ingresso, allora lo spazio d'ingresso. Ah, grazie. Questo è lo spazio d'ingresso, che si vede qua, che questo, c'era questa luce, sopra c'è lo patio della biblioteca, che guardando vede, tramite questo vede l'acqua, qua il piccolo spazio di preghiera, che si lavora nella topografia, e dopo il grande spazio di preghiera si può arrivare andando e dopo scendendo, o ovviamente andando direttamente, ovviamente, perché questo spazio, il grande spazio di preghiera, è per 4.000 persone, il piccolo per 400, ma anche, c'è anche questa idea che loro possono mettere su questo piano allo stesso tempo con il stesso imam, non so se sono 7.000 o 8.000 persone a pregare nello stesso momento. Dopo questo si vede l'idea dello spazio dell'ingresso del patio, che è questa topografia che viene fuori a prendere le persone, e dopo la sala, che è così. Tutta la parte da sotto, da sopra, è connettata con, diciamo, tutti questi che sono i percorsi, sono l'ascensore, scale, e sono 7 punti che collegano il sotto e il sopra. Questa è la grande sala di preghiera, che può anche funzionare non solo per pregare, ma anche per fare una... Devo fare questo? Uso questo. Devo usare questo, scusate. Può essere funzionare per da altri motivi, per non... può anche funzionare per fare attività d'altro tipo. E qua si capisce allora questa idea di disegnare, diciamo, di una forma, comprimendo e lavorando il piano da sotto, lavorando, comprimendo e allargando il piano da sopra, si può disegnare quello che era il piano principale, che era questo piano del sacro. Da qua, del patio della biblioteca, si guarda anche fuori per vedere l'acqua. E dopo le facciate servono così, una cosa molto astratta, dove l'unica cosa che veniva fuori era la luce dello spazio infinito. Questa idea che questo si deve essere anche letto come un spazio dell'infinito, orizzontale e dopo dentro anche verticale. E questi sono alcuni modelli di studi. Finisco adesso con l'ultimo progetto, che è il progetto di Lausanne. Il progetto di Lausanne è stato un concorso per questa zona. Allora, c'è questa, una piattaforma, questo si chiama adesso piattaforma 10, a qua un edificio di Barosi Vega che è in cantieri, a questo la ferrovia, la stazione qua, vogliono, diciamo, fare qua un polo museale. E c'era in quest'angolo, questo, in questa parte, l'idea da fare due musei.
primo museo è il museo della fotografia e il secondo museo è il museo del design. Si poteva fare di tutto, hanno avuto anche molte risposte diverse, si poteva fare due edifici diversi, si poteva fare due identità diverse, si poteva fare quello che si voleva. Aveva un limite, diciamo, di spazio e un programma abbastanza preciso, ma dopo anche il concorso era l'interesse, era veramente trovare la risposta giusta per trovare una risposta per questo problema. Noi abbiamo pensato due cose. La prima è stato da fare un rapporto, perché il limite è qua, fare un rapporto tra questo spazio e la preesistenza. Per quello abbiamo deciso da continuare tutto questo con dei giardini e tutto per, in algun modo, concludere, diciamo, la città, alla scala della città e concludere veramente il suolo della città. Dopo abbiamo deciso anche di fare piccolo e poco intrusivo l'edificio, per quello abbiamo fatto un edificio molto compatto. Allora, diciamo, abbiamo detto, questa è la parte che non è pubblica e questo è un quadrato dove viene il pubblico. Allora, urbanamente per noi era chiaro, era inseriti nella scala e non perturbare, diciamo, tutto quello che era la città intorno. Potete vederlo qua, c'è già questa costruzione che prende già questa, diciamo, posizione su come immagini del complesso. Per noi la cosa era continuare la città e costruire a una scala che ha un rapporto con questa città e da un modo anche compatto. Dopo abbiamo pensato che la cosa più importante, se stiamo parlando non di due musei, ma se possiamo pensare, immaginare che stiamo parlando da una piattaforma che sono tre musei, la cosa più importante è lo spazio esterno, è lo spazio che abbiamo qua. E per quello abbiamo detto la cosa più importante è, diciamo, la continuazione di questo spazio esterno che collega tutte le attività museali di questa piattaforma fino all'interno. E per quello abbiamo detto il nostro spazio principale è un spazio di continuazione dello spazio esterno, è un spazio tra le due musei. Il museo di design aveva bisogno di molta luce, per quello ha un tetto tutto fatto da lucernari qua sopra, e invece il museo della fotografia bisogna di una totale oscurità, tutta la luce che entra in quello museo è artificiale, per quello viene protetto sotto. Tra le due mettiamo questo spazio comune. Anche che per noi, l'esperienza che avevamo dei musei, seguendo questo è il centro, abbiamo bisogno di fare diventare facile l'accesso a un museo. Per quello per noi era naturalmente la gente sarà qua, interno, esterno, non c'è una grande differenza e dopo arrivando all'interno siamo alla distanza di una scala andare da un museo o andare dall'altro. Questa idea di fare diventare questo, diciamo, questa continuazione dello spazio esterno è il centro del progetto. Questa è la pianta terrena, allora la pianta terrena è così, questo dopo diventa un patio perché abbiamo fatto un patio, come è tutto chiuso, diciamo, nel museo della fotografia abbiamo fatto questo patio un po' come nella National Gallery di Mies, no? Con questa idea della prolungare lo spazio espositivo fino a un patio. Però questo potete vedere intorno è tutto quello che sono i servizi e in questo cubo è tutto quello che è pubblico. Nel piano terra si entra, c'è questa topografia tetto-pavimento, questi tetti e questi pavimenti si toccano in tre punti che è la unica struttura dell'edificio, un punto qua e un punto qua. E si toccano, non saranno vissute come una struttura verticale, saranno vissuti come un tetto che si piega, un pavimento che si piega e in quello punti, due punti si incontrano e fanno passare, diciamo, la circolazione e anche la struttura. Dopo qua
si entra da qua o qua, caffetteria, biglietteria, negozi, si scende per un museo, anche con il suo ascensore, si sale verso l'altro museo, anche qua con il suo ascensore, e questo, diciamo, è il collegamento del servizio. La scala che va sopra ha un dettaglio, non tocca il tetto, ovviamente noi abbiamo detto facciamo un progetto con 3 punti di collegamento, per quello questa scala non tocca il vuoto, allora la scala per andare sopra è un volumene che praticamente tocca un vuoto che prende la gente per andare sopra. Questo che si vede nella sezione. Dopo sotto scendendo c'è questo, sono servizi ancora intorno, lo spazio espositivo centrale con le 3 punti di strutture e con quello patio che prolunga, diciamo, lo spazio espositivo, che dà una sorta di contrappunto a tutto questo, che è questo spazio molto interno, molto buio per esporre la fotografia. Un po' questo l'immagine. Questo dopo, questo sarà il patio, una sorta di giardino esterno. Questi sono gli spazi di lavoro che sono intorno. Abbiamo disegnato questo da un modo che loro possono sia guardare da piccoli punti fuori, sia guardare tramite la fissura anche dentro di questo piano di collegamento tra i due musei. Sopra lo spazio è la stessa idea, allora si arriva, 3 punti, tutto vuoto, qua con un tetto completamente trasparente. Si è stato chiesto di fare una cosa complessa, che è stata mettere una finestra, ma dopo il concorso non c'era nessuna finestra, è stato molto difficile. Alla fine diciamo che la fissura ha preso dimensione e ha, diciamo, guadagnato questa possibilità di vedere da qua fuori. Era anche evidente vedere qua, da qua fuori, perché si vede il lago e le montagne, una cosa bellissima da quel punto, però è stato molto difficile. All'inizio è stato un grande stress questa idea della finestra, perché non si poteva ovviamente su queste facciate aprire una finestra, ma dopo abbiamo un po' trovato questo modo che la geometria della fissura può anche guadagnare quella dimensione e aprire un punto dove da dentro di questo piano museale si vede lo sterno. Allora, questi che saranno così, saranno spazi banali, una luce omogenea, e con questo hanno nell'angolo la finestra. Dopo questo la scala dell'edificio. Questa idea che la cosa più importante è questa fissura degli spazi tra le due musei. Questo sarà molto volumetrico. Questo abbiamo anche cambiato molto il progetto negli ultimi giorni, e questo è diventato fuori del progetto. Adesso è disegnato esattamente come sono tutto quello muro storico, per far sparire, per concentrare solo il nostro progetto in questa parte. Grazie. Ovviamente aspettava le domande. No, dico posso. Può aspettare le domande, può rispondere alle domande. Con piacere anche. Con piacere.
Buongiorno, mi chiamo Massimiliano Giberti. Beh, complimenti. Grandissima architettura, ma soprattutto due cose. La prima, molto interessante, finalmente un architetto che parla di composizione e di spazio e racconta la sua architettura attraverso questo. L'architetto che fa solo l'architetto, che è la cosa secondo me più bella in assoluto, perché ci sono molti architetti che fanno i politici, fanno i sociologi, fanno altri mestieri, invece secondo me l'architetto che fa l'architetto in questo momento storico è la cosa migliore che ci sia. E questo racconto mi ha fatto pensare a questo. La cosa che volevo chiederle è, tra la composizione dello spazio, che penso sia il tema di questa comunicazione, e le forme d'uso che le persone fanno di questo spazio, che invece ho sentito un po' meno nel suo racconto, se c'è una relazione, qual è la relazione? Cioè, questi spazi sono molto interessanti, come vengono abitati? C'è un lavoro su questo nel momento in cui si compone lo spazio attraverso volumi e luce, che diciamo penso fosse il tema della sua presentazione. Grazie. Io per rispondere alla sua domanda, io credo che la storia ci ha insegnato una cosa, che i veri spazi che funzionano bene non sono veramente quelli più dedicati a una funzione. Non so bene spiegare questo, però spiego. In Svizzera noi abbiamo un vecchio ospedale che è il migliore parte della nostra università, e dopo abbiamo un progetto svizzero-tedesco fantastico, a posto, pronto per la insegnanza. Io non sono capace di essere nell'edificio. Perché? Perché l'architettura, io credo che è un'arte del supporto, che non può concludere tutto, è un'arte che bisogna definirsi con la vita. Allora bisogna lasciare un spazio a questa dimensione che è vivere la spazialità. Per quello per noi è così facile andare da un edificio storico e recuperarlo, sarà molto più difficile recuperare un edificio di questo che hanno già una grande carica funzionale. Perché questa idea dell'architettura, per me l'architettura ha sempre bisogno di concludersi nella vita. Noi abbiamo pensato, andiamo da una sala di concerto, ma non andiamo a vedere il concerto, andiamo a vedere la sala, andiamo a ascoltare la musica. Andiamo da un museo, non andiamo a vedere il museo, andiamo a vedere la collezione che è nel museo. Andiamo a abitare una casa, non andiamo a vedere la casa, abbiamo la necessità di vivere la casa. E questa idea di che l'architettura deve lasciare un spazio alla vita e anche un spazio alla sua evoluzione, perché la cosa bella dell'architettura è la sua possibilità evolutiva. E noi sappiamo che quando andiamo a un bello edificio, lui può alla fine servire per quasi tutto, no? Possiamo immaginare che un bello spazio può servire a quasi tutto. Un spazio troppo messo, troppo funzionalizzato, è un spazio che si perde nella sua possibilità di uso. Anche perché l'architettura deve avere un rapporto col tempo, che non è un rapporto diretto, non ha lo stesso rapporto che noi abbiamo, che oggi, quest'anno usiamo bianco, domani usiamo rosa. No, ha un tempo di permanenza che bisogna essere adattata anche alla possibilità di questa libertà. Per quello io credo che i disegni e che la spazialità che dobbiamo proporre sono sempre spazialità che permettono un uso e un'adattazione anche delle persone e anche un'evoluzione di uso. Mi piace immaginare come per esempio nella scuola di architettura che quello può dopo diventare un'altra cosa, però è rifunzionalizzata, è cambiata spazialmente da un modo che si possa usare io di un altro modo. E credo che questo, è una grande lezione della storia. Io quando vedo i conventi che hanno servito, non so, in 500 anni hanno servito per tutto, capisco che quello è una vera spazialità. È una spazialità che permette tutta questa forma diversa di abitare e ha sempre questa generosità con la vita. E credo che è quello che cerchiamo
nello spazio, questa, diciamo, intemporalità nell'uso, nel suo apporto con la funzione, e allo stesso tempo questa apertura a permettere veramente la vita dentro. Come sta in piedi il museo? Quello questo? Lì? Sì. Sarebbe più difficile chiedermi come sta in piedi la moschea, che è molto più complicato. No, la moschea... spiega il museo. La moschea è una cosa... Cioè, ci può essere un miracolo nel museo? Deve essere un miracolo la moschea. No, il museo funziona così. Il museo è ovviamente una struttura molto complessa. E anche la cosa più complessa del progetto del museo è che noi abbiamo questa ambizione del punto nulla, chi tocca nel punto nulla, chi non esiste, questa senza materialità. Qua in Svizzera si fa questo, però con 30 cm di isolamento, due muri di 30 cm di calcesturzo interno e esterno, e dopo dismaterializzare tutta questa quantità di materia non è facile. Beh, quella è la cosa più difficile del progetto della Svizzera. Però il progetto della Svizzera ha questa struttura. La struttura funziona così. Abbiamo allora tre appoggi. Sono solo tre appoggi. Questi tre appoggi. Dov'è la pianta? Arrivo alla pianta. Io non sono tecnologicamente molto buono, per quello non so. Voleva arrivare al piano terra. Ok, qua si capisce. Allora, questi sono i tre appoggi. Sotto è un interrato, è un edificio, un muro contenimento, un interrato. Sopra è una unica gettata in calcestruzzo bianco. Questa è l'ambizione, fare muri di 48 metri, quattro muri di 48 metri ogni muro, tutto allo stesso tempo. Allora, una unica gettata di calcestruzzo bianco. Il muro esterno non è strutturale, è solo muro. Dopo c'è l'isolamento e internamente c'è un muro interno in calcestruzzo che fa questa forma come, diciamo, un arboro, no? E questi punti arrivano a questi tre nodi. Allora è un tetto che funziona come una sorta di arbre, in realtà dopo tocca questi tre punti. Per dire, tutti questi nodi che arrivano da qua, tutto questo sforzo che arriva da qua viene disegnato da un modo che dopo finisce in questi tre punti, questo quadrato qua, questo quadrato qua, questo quadrato qua. Ovviamente è una struttura molto complessa, è una struttura mezza fatta in calcestruzzo, mezza fatta in acciaio, molto complessa, però l'idea è questa, diciamo, una struttura che si raggiunge tutti gli sforzi in tre punti. Questa è anche una cosa bella che viene del progetto di Dublino. Quando ho avuto la prima riunione del progetto, un grosso albergo in Dublino, quando ho avuto la prima riunione a Dublino, abbiamo discusso, adesso ho un problema perché la struttura non la voglio banale, e l'ingegnere mi ha detto, se abbiamo tre punti si risolve sempre. Noi abbiamo fatto qua i tre punti, perché i tre punti hanno una staticità, e è questo, l'idea è che sono un arbore che dopo prende, ovviamente non è, per quello che non dormo molto in questi tempi. Un muro di 45 metri, tutto in cemento? Senza un giunto. Senza un giunto, come? Altro miracolo. No, questa è un'ambizione, anche l'idea sarebbe da dire che tutto, diciamo, tutto quello che è il limite dell'edificio può
può funzionare come un tutto. Per quello, se c'è dilatazione, funziona come un tutto. Lui non è collegato all'edificio veramente, diciamo. Ma tutto questo, e questa è anche la cosa bella dei progetti, stiamo parlando da ambizione. Io credo che i progetti si devono fare, se dobbiamo mettere da situazioni che non abbiamo il controllo, no? E dopo il lavoro del progetto è trovare il controllo della situazione, e questo è il nostro compito in questo momento. Abbiamo questa idea, non sappiamo bene come farlo a stato, ovviamente, perché questo, la lotta non è fare in architettura. In architettura si fa di tutto. La lotta è dire che io lo faccio con i mesi e con i soldi che ho, e questa è la difficoltà, perché fare si fa di tutto. Al limite l'uomo è capace di fare cose che sono, superano l'architettura. Però là la difficoltà è dire come riusciamo a farlo questo, messi dentro del budget che abbiamo e dei mesi tecnici possibili da portare per fare questo cantiere. Ma l'idea è questa indipendenza e lasciare, diciamo, respirare diciamo, tutto questo edificio, tutta questa pelle allo stesso tempo. Ma non sono sicuro di essere, che abbiamo già la risposta completa, ma stiamo lavorando. Questo che io parlo è ovviamente l'ambizione. La grossa parte è ovviamente risolta, perché siamo in questo mese a finire il progetto definitivo, per quello deve essere risolto, ma manca ancora un mese. Okay. Grazie a voi.